partendo un po' da quella che è la mia esperienza legata alla zona bolognina, che è certamente significativa come realtà, e avevo messo in evidenza l'aspetto anche del Vangelo e giovani, e quindi anche la fatica oggi di un'evangelizzazione dei giovani, proprio perché è dentro a una realtà di questo genere che è molto dispersiva, molto disgregata, e si fa fatica proprio a fare, accogliere il Vangelo e una vita comune, una vita di gruppo, una vita anche di impegno verso il Signore, verso la Chiesa. Un secondo aspetto che avevo messo in evidenza era la realtà di una forte immigrazione nella zona della Bolognina, un po' proveniente da varie parti. Questa immigrazione che costringe la presenza della Chiesa, la presenza della parrocchia, delle comunità che sono in questa zona, a misurarsi con le culture, con la diversità, e quindi anche un Vangelo che diventa missionario, che diventa un Vangelo dato proprio anche a tutti. Un altro aspetto che avevo messo in evidenza come realtà certamente da tenere presente è la realtà anche di un nomadismo, cioè delle famiglie. Non è facile oggi costruire delle comunità che abbiano una certa continuità e stabilità, proprio perché c'è gente che arriva e gente che va con molta facilità, e quindi anche una comunità cristiana che sa di essere chiamata ad evangelizzare, a seminare, indipendentemente dal misurare poi da quelli che saranno i frutti anche delle comunità che presentano una continuità.